Buongiorno, riproviamo. Sono sempre Chiara Valerio e stiamo aspettando Francesco Pacifico che è per discutere del suo libro che si intitola Clarisse e io, Nuova educazione sentimentale per ragazzi, pubblicato dalla casa editrice Marsilio, dove io lavoro come responsabile della narrativa italiana. Bene, finalmente ora siamo qui per parlare insieme di questo libro che ho ampiamente presentato. Cioè, nel senso, ho enumerato il titolo e l'autore. Pacifico, però stanotte mi è venuta in mente la prima domanda da farti. Bene. E me la sto assaporando come una caramella da stamattina. Tu, in effetti, parlando nel capitolo sul soft boy, che ti prego prima diciamo di spiegare che cos'è, per chi ancora non ne è a conoscenza, come non ero a conoscenza io prima di leggerlo, mi è venuto in mente che hai creato una categoria critica, tecnicamente. Adesso, è possibile secondo te, cioè qual è la potenza della letteratura nell'applicare categorie critiche a romanzi precedenti? E soprattutto qual è la potenza di Virginia Woolf di aver anticipato una categoria critica? E soprattutto è possibile che i personaggi vengano raggruppati successivamente? Cioè che esista, come nel diritto, esista la fattispecie ma non la legge, che tu abbia fatto la legge del soft boy in tante fattispecie che c'erano nella letteratura diciamo del Novecento? Io credo che sia possibile, allora dobbiamo, per rispondere dobbiamo cominciare raccontando a chi non lo sa, tra le 83 persone che ci seguono, che cos'è un soft boy. Allora, il soft boy con la Y è semplicemente il nuovo tipo di ragazzo che piace, che è, diciamo, Timothée Chalamet, per capirci, e soprattutto Timothée Chalamet in Piccole donne, cioè il ragazzo che non deve più essere macio, ma ti conquista così con la sensibilità. Ma il soft boy con la I, se voi andate su Instagram dopo questa diretta a cercare Beam Me Up Soft Boy, Beam come raggio, Beam Me Up Soft Boy, vedete che è quella forma di ragazzo sensibile che fa venire i complessi, che tratta male le donne per conquistarle. Quindi un ragazzo in cui la sensibilità serve a fare in realtà un discorso macista tinto di rosa. Quindi l'esempio più classico di queste, diciamo, la pagina Beam Me Up Soft Boy è una pagina che pubblica gli screenshot delle chat di povere ragazze che si trovano a chattare con un soft boy. Il soft boy è quel ragazzo che ti dice: guarda, va bene, sei molto carina, hai delle belle tette, però ti piace la Nouvelle Vague, perché sennò non so se posso parlare con te. Appena scopri questa categoria, se sei un maschio cresciuto in questo mondo, intanto aspetti che ti vengano a lapidare, perché sei sicuramente colpevole. Beh, certo. Se sei un maschio sensibile, se sei uno scrittore maschio, non ne parliamo. E io nel libro lo dico, cioè non sto accusando, dico, in questo momento il lettore maschio, lo scrittore maschio, è il soft boy, perché sicuramente se è cresciuto tra gli anni zero, tra l'anno zero e il 2020, è stato educato a usare la cultura in un modo macio anche dove meno te l'aspetti. Per esempio, è di questo periodo la riscoperta ex post di David Foster Wallace come soft boy. E stavo leggendo un articolo l'altro giorno su un libro che poi ho comprato, un memoir di una sua fidanzata, che, allora, sentite la storia. Wallace aveva appena scritto Infinite Jest, si mette con una ragazza di 26 anni, lui ne aveva tipo 38, stava insomma scrivendo brevi interviste con uomini schifosi, ma questa 26enne non era una che stava a fare il dottorato, era la responsabile della fiction su Esquire, cioè quelle riviste che pubblicavano i grandi racconti che poi noi ci leggevamo in raccolta. Certo. Aveva 26 anni, quindi era un mezzo genio. Lui va a casa di lei, vede un sacco di vestiti e gli fa il tipico commento da soft boy, cioè: ma hai sentito mai parlare di Karl Marx? È una cosa incredibile. Quindi, diciamo, allora, siccome sono stato molto educato molto duramente negli ultimi anni da, insomma, le femministe del mio quartiere soprattutto, ho potuto riscoprire alcune esperienze che avevo fatto nella vita, tra cui la lettura della signora Dalloway, l'ho potuto riscoprire come una casa inglese di un giallo in cui ci sono dei passaggi segreti che portano in degli strani posti.
Quindi, se La signora Dalloway è un libro che parla di una serie di cose, io ho scoperto che spingendo la libreria, in realtà si apriva un passaggio da un'altra parte. E a quel passaggio ho dedicato questo libro. Cioè, questo libro parla dell'aspetto forse più futile della signora Dalloway, che è la vita sentimentale di Clarissa. Essendo un romanzo che parla di sindrome da stress post-traumatico, che parla della fine della guerra, che parla di suicidio, che parla di potere e classi sociali, io ho pensato bene di parlare dell'aspetto, diciamo, apparentemente più frivolo, che è questo quadrato amoroso tra Clarissa, di gioventù tra Clarissa, Richard Dalloway e Peter Walsh. E Sally Seton. Sally Seton, questa specie di amore incompiuto, ma che regala il bacio, il momento sentimentale più bello di tutto il libro. E poi il rapporto con Richard, cioè l'ottimo partito che lei si sposa perché gli garantirà una vita tranquilla, sicura, ma anche diciamo a riparo da ingerenze troppo grandi del marito. Cioè Dalloway è un uomo di mondo che capisce che la donna va un po' lasciata in pace perché possa avere una vita, mentre Peter è il soft boy, cioè col senno di poi, grazie a questi ultimi 5 anni di bombardamento delle femministe del quartiere e poi anche alla grandissima pagina Instagram Beam Me Up Soft Boy, rileggendo Signora Dalloway ho visto che c'era nascosta questa verità. Il personaggio veramente terribile, della signora Dalloway è Peter Walsh, cioè l'innamorato di Clarissa, che lei non si sposò apparentemente perché lui non era un buon partito quanto Richard. In realtà, se vai a spingere quel passaggio segreto, scopri che in una serie di passaggi veramente chiari si capisce che Peter, al soft boy, è una persona che ha usato la sua sensibilità per manipolare, diciamo, per cercare di manipolare, di controllare Clarissa Dalloway, che infatti dice spesso, pensa spesso, che con Peter si sente a disagio, perché Peter deve farla sempre sentire frivola, superficiale. C'è un passaggio bellissimo in cui dice, ecco, loro si rivedono dopo tanti anni, da grandi, e lui subito dice, ah, ma che stai facendo? Stai sempre lì con le forbici a sistemarti il vestito, come a dire che è una frivola. E lei pensa, ma perché mi dà sempre della frivola? Guarda che belle scarpe che ha lui, è sempre vestito così bene, perché sono frivola io? Quindi, di questa parte qui, come mi hai confermato tu che sei una wolfiana, che hai tradotto, letto, riscritto, fatto, era una parte di cui non si raccontava. Ora, la cosa bella delle grandi opere d'arte è che vengono continuamente risignificate. Vengono continuamente prese, rivoltate, e ci si può trovare qualcos'altro dentro. L'abbiamo sempre fatto con i miti, per me si può fare benissimo con Virginia Woolf, per cui questa storia che ho scritto andava talmente tanto in profondità che ci può servire a noi per raccontare le molestie su internet del 2020. Quindi, insomma, questo è assolutamente fattibile quello che. Non perché, cioè non per me, è fattibile proprio nella struttura del pensiero e del linguaggio, secondo La domanda di Siano Franca, che me. Ah, esiste la soft girl, esiste la soft girl. mi fa venire in mente C'è però una. un'altra cosa. No, vai, Aspetta, vai, che poi devo. aspetta a dare la Vai. risposta, perché me la Sì. dai, però ti voglio fare un'altra domanda che ha a che fare, diciamo, anche per esempio con la recensione che mi ha fatto Alessandro Piperno di questo libro sul Corriere della Sera e con la narrativa stessa di Alessandro Piperno, cioè quanta vanità c'è nell'essere un miserabile? Cioè, per uno scrittore maschio, quanto è figo descriversi come ho un soft boy, ho, diciamo, un impotente, ho, penso, beh, bisognino, o per esempio, ho, diciamo, ad altre cose, si potrebbe, cioè, far scendere giù da Tolstoi a Proust, Sì. esatto, la Sì. vanità del marciume, quant'è, diciamo? Allora, io ho una cosa da dire che non è una mia teoria, ma è stata molto importante nella mia vita, e un'altra è una mia teoria che metto anche in questo libro, l'ho scritta in giro varie volte. Allora, la teoria che ho preso, non mi ricordo più come si chiama, mi sembra Emily Blair, una critica americana che una volta scrisse, in realtà preconizzando il soft boy, scrisse questa cosa: attenti alla voce del narratore sensibile americano, perché è uno che ha capito che il pubblico è fatto di donne e racconta questo personaggio sempre un po' goffo. In realtà, questi scrittori americani sono persone che fanno una vita bellissima, vengono costantemente adulati e
e non è veramente credibile che continui a raccontare quel personaggio un po' misero. E io questa cosa mi scrissi su Repubblica proprio per raccontare questo pezzo, perché secondo me questo pezzo era un'importantissima scoperta scientifica. Ed era vero, poi io dicevo, è vero, quando fai lo scrittore maschio, cioè, vieni trattato benissimo, sembri proprio un poeta romantico, e poi scopri tutti questi personaggi sfigati, ma sfigati di che? Cioè, tutti questi scrittori che vanno a letto con tutte queste meravigliose donne dell'editoria che li trattano benissimo. Lo dico così perché l'ho fatto, quindi, compresa mia moglie, peraltro. E quindi avevo trovato sempre ridicolo questo piangersi addosso. E poi c'è la mia teoria che era eroe e antieroe. La crisi del maschio, che comincia secondo me alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, di cui il modernismo è uno dei anzi, forse il risvolto più bello, se vogliamo, e il risvolto più brutto è il nazismo. Però insomma, la crisi del maschio dell'Ottocento è una crisi in cui l'uomo. Ok, non posso essere l'eroe, voglio almeno diventare l'antieroe. E la letteratura inizia a riempirsi di antieroi. E lì faccio l'esempio di, appunto, dell'Uomo senza qualità, di Ulisse di Joyce, Marcel, tra virgolette, della Recherche. Sono tutti personaggi che fanno qualcosa di. Interpretano la loro crisi in modo epico. E invece Calista Dallo mi prende Peter Walsh e dice: questo dentro la Recherche diventa epico. Nel libro no, non esiste proprio. Capito? Lo so, beh, ci vogliono scrittori veramente grandi, e Virginia Woolf è sicuramente tra le scrittrici che riescono a tenere insieme l'epica e la tragedia. Cioè, quindi Vi dice abbinano. Ottavia Hill, spero che il SARS-CoV distrugga i soft boys. Non Vabbè, credo, diciamo, però. soft boy ha le difese immunitarie basse o se la sua sensibilità porta ad aumentare le sue difese immunitarie, tutto lì purtroppo. Ma volevo ancora rispondere alla domanda di Siano Franca. Secondo l'autrice, che per me è praticamente come l'autore del Coelet di Beam Me Up Soft Boy, la I, lei l'ha Ah, the messa, gender, è the gender, lei. sì. Perché Perché? esiste anche la ragazza manipolatrice, però io credo che si intenda sempre che è un po' manipolatrice di ragazze, perché questa cosa che in inglese internazionale è stata definita negging, che è questa pratica di dare giudizi negativi alle donne per prendersi subito il coltello alla parte del manico in una conversazione anche di seduzione. Cioè io inizio a parlare con te e faccio, beh, ma sembravi insicura lì sul palco quando mi hai presentato, ma non dovresti, insomma, sei molto brava, mi ci spiegavi sempre, ma io so che sei una persona così intelligente. Il nagging è questa forma di manipolazione, si dice anche gaslighting per certi versi, no? Che io sto lì, ti faccio vedere il mio interesse per te e ti dico, guarda, io su queste cose. Poi guarda, mi sento male a dirlo perché più lo definisco, più mi vengono in mente tutte le volte che l'ho fatto, perché noi siamo stati educati veramente così. E quindi, vabbè, quindi che esista la soft girl o soft boy con la I, esiste. Io sono di un'altra generazione e non posso capire tutto della fluidità che si sta diffondendo e che non vorrei essere nato 20 anni fa per godermela. Infatti. Però comunque, insomma, qualcun altro dopo di me vi battezzerà con lo spirito. Mi chiedo quanto è difficile, avendo letto tanto, come sicuramente aveva letto Virginia Woolf, come sicuramente ha letto lei, è difficile, diciamo, evitare di manipolare. Cioè, Allora, qual è ieri. lo strumento culturale, diciamo, per annichilire, diciamo, quell'innata tentazione, diciamo, culturale, che certe volte è una buona intenzione, ma tanto la buona intenzione è come il male, di Adesso avere ti ragione esprimerò la mia. dialetticamente. Devo un attimo rispondere. Summer di 500 giorni insieme, mi dispiace, non l'ho visto, ma purtroppo soft girl verso un ragazzo si è sempre chiamato gattamorta, penso anche in inglese. Non lo so. Comunque, vorrei esprimere questa teoria che abbiamo sviluppato al telefono con l'importante filosofa contemporanea Elisa Kuter, con cui faccio il tascabile.com, su. La differenza tra ambivalenza e ambiguità, perché io dicevo che io non sopporto l'ambiguità e chiedo sempre alle persone, nei rapporti personali, di non essere ambigue. E lei diceva, vabbè, ma uno può essere che prova cose diverse. E allora ci siamo detti, ok, quella è l'ambivalenza. Quando è l'ambiguità? Quando tu dici a una persona, vedo che sei ambivalente con me, mi fa soffrire, chiarisciti la cosa a te. E la persona dice, no, col cazzo, userò questa ambivalenza per manipolarti. Ok. Manipolazione, secondo me, inizia lì. La manipolazione non inizia in un progetto fatto a tavolino,
No, Melissa, certo. un miscuglio terribile, dolcissimo, che sembra rum giamaicano, di attrazione e disprezzo, invidia, odio, chi più ne ha più ne metta, che produce un'ambivalenza che invece di diventare arte o amore o avventura, diventa ambiguità quando tu dici interessante questa cosa che sospetto di sentire, super incasinata, ora la userò per controllare questa persona. Sì, però l'interessante, a parte dal punto di vista sentimentale, è l'innatismo della manipolazione contenuto nella cultura quando la cultura non è governata, cioè quando uno in realtà si è fatto una cultura per vantarsi. Cioè, secondo me c'è questa è la grande differenza, cioè l'intenzione iniziale con cui uno comincia a leggere. Guarda. Ovviamente de deve essere fortunatissimo, perché non lo so, cioè, nel senso, io dopo aver letto, diciamo, Clarissa e io. Mi viene in mente sempre, ma quante volte uno, anche non volendo, ha cercato di manipolare? E quindi quando te ne accorgi, ti puoi fermare, riesci a fermarti? Ovviamente il passato non si può cambiare. Mi piace che è diventato la pasta del cuore, sono d'accordissimo, anzi se gli Non ho mai ascoltatori voluto vogliono fare scrivere, altro. racconto anch'io, se vogliono raccontare dei casi personali, rispondere volentieri. In realtà io ho scoperto una cosa, proprio, e mi si è confermata molto nella chiacchierata di ieri, dicevo prima, non è detto che tu ci debba arrivare da solo. Io ho un carissimo amico che è una di quelle persone che hanno sempre paura di stare troppo bene e quindi diciamo rifiutavo un sacco di occasioni di comunità, incontro e agape e io a un certo punto gli ho detto guarda tu fai tutte dichiarazioni come se noi fossimo migliori amici però non te vedo mai e sembra sempre che devi rinviare l'incontro perché quando ci incontriamo dobbiamo fare una chiacchierata campale, abitiamo a 200 metri di distanza, vediamoci più spesso e intanto vabbè stai No, commentando vabbè, è un commento definitivo. l'urcare, vorrei stare zitto e l'urcare la nostra stessa presentazione. Comunque dicevo, e lui fa veramente faccio questa cosa, che è una cosa ambivalente. Ci ha pensato e ha cambiato comportamento. Io gli ho detto basta incontri campali, viviamo troppo vicino, non è che è come l'amico che viene da Milano e No, dobbiamo andarci fuori. certo. Però è venuto da me a lui, cioè, secondo me la risposta non è che uno deve stare lì stremato a cercare di capire cosa sbaglia, uno deve stare lì aperto a tutte le volte che le persone ti vogliono dire che sbagli. Perché in realtà l'occasione c'è. Cioè, non sei tu che devi, per una specie di atteggiamento performativo, capire e prevenire tutti gli errori e prevenire tutte le proteste. Tu stai aperto all'arrivo di altre persone che ti vengono a dire questa cosa, il che mi fa ritornare al libro effettivamente perché questa cosa è successa per me con mia moglie. Il nostro rapporto è nato leggendo di nuovo in modo completamente diverso Virginia Woolf mentre ci corteggiavamo e per corteggiavamo intendevo iniziavamo una torrida storia ovviamente però nel frattempo questa torrida storia di sesso era alternata con letture di Virginia Woolf che davano un sacco di spessore alla nostra banalità animale e però poi il rapporto è lei che mi ha fatto conoscere il soft boy in me, cioè c'è una cosa di che racconta il libro, perché il libro, diciamo, è un andare avanti e indietro tra la parte di analisi letteraria e i fatti miei. È fare stand-up comedy dopo una lezione, non so, di Simonetti sulla Tanto letteratura. completamente wolfiano anche questo, voglio dire. Completamente volgiano, Come assolutamente ride? sì. E Come ride? tra Totally. l'altro il metodo è stato questo. Io prima ho fatto tutta l'analisi dei brani che secondo me contenevano quel mistero del soft boy, diciamo così. L'ho tutta scritta come piace a me fare l'analisi del testo, che è la mia cosa, cioè la cosa che mi piace di più al mondo. E poi, avendo tutto questo telaio di analisi del testo, ho iniziato come uno col microfono sul palco in un comedy club a raccontare i fatti miei in mezzo, le cose che assomigliavano alle cose che leggevo. E questo è. Mamma mia, vorrei, come ti dicevo tempo fa, vorrei fare ogni 5 anni, prendere un libro e fare questa cosa perché è l'esercizio letterario e psicologico più bello come fatto. Però dicevo, è stata mia moglie che ha fatto una serie di cose e una che cito nel libro è che a un certo punto non mi raccontava più i fatti suoi e io dicevo, prima mi lamentavo, ah, non vuoi mai parlare con me, non vuoi mai parlare con me, io mi sveglio, faccio discorsi mentre ancora dormo. E lei a un certo punto fa, no, a un certo punto le dico più umilmente, guarda, ho capito, cioè neanche mi vuoi rispondere perché non mi parli più, è sicuramente colpa mia, per favore,
Dimmi perché non mi racconti mai i fatti tuoi e li racconti solo alle tue amiche. E lei ha detto: guarda, cioè io sto bene con te, non è che, però tu hai sempre la risposta. Cioè, io inizio a raccontarti un fatto mio e tu hai sempre già capito la cosa e me la spieghi. Quindi non mi piace, a volte mi voglio solo sfogare, ma non capisco perché pensi che sia già come sono andate le cose. E io le ho detto: eroe che diventa antieroe, le ho detto. Vabbè, ma allora non possiamo mica stare insieme, scusa, non puoi stare con uno di cui non ti fidi, a cui non puoi raccontare le cose. E lei ha detto: no, perché no? Tu sei un'ottima persona, cioè io sto bene con te, è bello vivere con te, ti voglio bene, mi piaci, ti stimo, adesso non ti posso parlare. Che Per tra l'altro te, per uno scrittore, è l'inferno, esatto. in realtà è il paradiso in un certo No, no, senso. no. Aspetta, molti dico come poi è andata a finire con questo libro, perché in realtà stai beccando un sacco di cose di cui non avevamo parlato prima. Io l'ho detto, cioè, ho fatto l'antenna, ho detto no, allora non possiamo stare insieme. E invece lei mi ha fatto capire che io avevo degli altri pregi, cioè il mio pregio non era che attaccavo le pippe, che predicavo. Il mio pregio era: ma sì, sei generoso, sei sempre buono con me, ogni volta che faccio una matta non ti scandalizzi, mi fai dei regali belli, sei sempre carino, la casa ha una bella atmosfera. Quindi tu Insomma, eri Clarissa Dalloway improvvisamente. io sì, in realtà sì, cioè i miei pregi stavano un'altra parte. Io pensavo che il mio pregio è: ma guarda che bello che ogni volta che ho un problema io ti faccio una predica e tu te ne vai in pace. Pensavo che questo fosse il mio pregio, e invece il mio pregio era che tenevo bene la casa, che ne so, che avevo delle belle scarpe. Perché poi, diciamo, Alex. la scoperta di Clarissa Dalloway, secondo me, che si legge attraverso il tuo libro, è che molte volte i privilegi sono questioni sono questioni pratiche, I pregi, diciamo, vuoi i dire? pregi, scusami, Andiamo a bere. be bellissimo, bellissimo, pregio, privilegio, bellissimo. I pregi Men's sono... training, Simo. Scusa Simona, ovviamente anche parlare di questo libro è un implicito mansplaining, mi scuso, devo fare il disclaimer, cioè è un problema proprio tecnico. Però ne No. parlo sempre con Chiara, Chiara è così, mi serve così per giustificarmi. Esatto, io faccio foglia di fico, però anche in realtà proprio io anche mansplaining è abbastanza esercitata, dico io come persona. No, mi Guarda, piaceva. non vedo l'ora di dire che sei un softboy con la I, stupendo. Lo so. Vai No, mi viene in avanti, vai avanti. mente che Novella di Paolo scrive una cosa molto interessante, anche il messaggio successivo di Rafael Mai, perché Novella di Paolo scrive: la manipolazione avviene prima verso se stessi ed è automanipolazione, che è quel cosplay, Certo, diciamo, di cui è parliamo giustissimo. sempre. E Cioè, poi curiosità. dire. Vai, vai, vai. E poi dice curiosità verso difesa, questo Rafael Mai, giustamente. No, certo, esatto. È tutto lì che si gioca. Per esempio, nel mio caso, la mia curiosità per Francesca, la mia fidanzata, poi diventata moglie, è stata più forte della vanità, dell'autodifesa, e quindi mi ha portato a uscire. E scusa, qual era il primo pezzo? Volevo dire una cosa No, sulla la prima manipolazione osservazione. è automanipolazione, giustamente. Esattamente, io ho avuto a un certo punto questa grande illuminazione, credo, per quanto mi riguarda. Sai quando ti dicono sempre, poi noi scriviamo pure moltissimo, che siamo dei narcisi, eccetera, che siamo autoriferiti. Io a un certo punto pensavo questa cosa: basta che sto zitto e non sto a puntualizzare 850.000 volte, a un certo punto finirà. Cioè, come l'influenza, cioè ti chiudi in casa 2 settimane, poi è passata. E qui è la stessa cosa, cioè se io sto zitto e lascio l'ultima parola a qualcun altro, lì sono sicuro, perché sennò è sempre una cosa: ma dove finirà il gioco di recriminazioni fra i sessi, fra gli amanti? Finisce e stai zitto, e allora lo fai proprio, te lo fai Lo finire. stallo messicano, come Lo definisci nel libro, lo stallo. No, mi veniva in mente stallo che. messicano, esatto. Stallo messicano è quando la cosa non è accettata, ma è violenta. Esatto, No, esatto. però per dire la cosa che hai altri pregi, arriva Sì. un punto che io ho smesso a un certo punto di essere quello delle prediche, ma noi abbiamo fatto un super esperimento io e Francesca con questo libro. Questo libro praticamente l'ha scritto lei, nel senso che sono tutte cose che ho imparato da lei e dalle sue compagne di guerriglia psicologica. Per Piperno io sono stato completamente plagiato dalle donne e Lo so, distrutto. infatti Viverno purtroppo, diciamo, ci può Però credere. Piperno stravede per Francesca, ogni volta che stiamo a pranzo la prende in giro sul femminismo e farsi in realtà raccontare tutto questo mondo meraviglioso. E comunque, io adesso mi sento a metà, sento che uno dei due campi, o le femministe o i maschi, mi denunceranno, mi spagheranno. Sto facendo un doppio gioco terribile, meno male che ci sei te. Cioè, le mie Non amiche sono femministe proprio non. una...
Non sono Gli amici affidabile, femministi però. non so, per questo vi sceglio. Le mie amiche femministe non leggono il libro. Ma I miei amici perché? maschi, non lo so, i miei amici maschi lo leggono con rabbia. Quindi io sto in questa casa di nessuno, come sempre, d'altronde. Ciao Alice, grazie dei cuori. E stavo dicendo, con Francesca abbiamo fatto un esperimento bellissimo. Allora, noi abbiamo un problema. Lei è una donna di grande talento. No, non riesco a fare niente. Francesca, tranne uscire con altre donne, anzi, a volte anche quello lo faccio con Francesca. Diciamo, sì, abbiamo un rapporto morboso e biparassitario. No, Biparassitario è stupendo. no, dico biparassitario. E, poi capirai, no, un mese e mezzo che siamo in casa insieme, non ci siamo ammazzati. A questo punto, ciò che non strozza ingraspa, come dire, ci amiamo. Cioè, 2 settimane fa volevo andarmene di casa, ora ci amiamo. Alla follia. Comunque dicevo, abbiamo fatto questo esperimento. Siccome lei è una persona molto creativa, ma le dà il terrore esporsi, ogni volta che io scrivo un libro, quando sto con lei, ne ho scritti boh, due, tre, due di questo, lei stava male, malissimo, malissimo. Grazie Francesca Vittani, Grande, insomma. Vittani, baci a Vittani. Praticamente, quella è venuta a lasciarmi mia moglie, penso sentendosi nominata fra un po'. Elisabetta Favale da Wishlist è passata, ho appena ordinato il libro. Brava Elisabetta, grazie. Quindi dicevo, aspetta che dicevo, siccome lei stava male ogni volta che scrivo un libro, e stava così male fino a convincermi che il libro in questione fosse bello, a un certo punto io ho capito che il suo problema era che le metteva troppa angoscia nel momento in cui noi ci esponiamo e siamo tutti nudi. Lei aveva sempre, prima di stare con me, aveva sempre visto i libri, non da dentro la casa in cui nascono, ha lavorato come editor. Ha fatto lavori di azienditoria, gli eventi, organizza il Festival Inquiete, le faccio un po' di pubblicità, il Salone del Libro. Però, diciamo, non aveva mai visto uno in pigiama che sta male cercando di scrivere il suo libro. In pigiama all'una, non in pigiama tipo alle 8. E quindi praticamente avevo una reazione che poi mi convinceva che non sapevo scrivere. Quindi questa volta abbiamo detto, senti, ma facciamo che sto libro... Io non te dico niente, non te ne parlo, non te lo leggi in bozza, non mi devi dare il tuo parere, non devo mettere la dedica a quella cosa che scrivono sempre i maschi, grazie a mia moglie per la pazienza, che è il vero ultimo avamposto del maschilismo letterario. Facciamo che te lo compri questo cazzo di libro, poi non l'ha potuto comprare perché è uscito quando Appunto. in casa. Però, per la prima volta, quando siamo insieme, si è letto un cacchio di mio libro stampato. E questa cosa, secondo me, è stato un bellissimo esperimento. E tra l'altro, non tornerò mai più indietro perché è stato molto più rilassante scriverlo senza lei che stava lì a imparanoiarsi al posto mio. Rispetto all'automanipolazione, vorrei tornare perché secondo me c'è una cosa molto importante da dire, che uno riesce bene nelle cose che fa ogni giorno. La scrittura Questa. impone una sorta di automanipolazione impressionante, perché in qualche modo sei costretto sempre ad un'autorappresentazione. L'esposizione è talmente, questa esposizione, anche questo discorso qui, non è che ci siamo esattamente Chiara Valero e Francesco Pacifico come quando sono nella loro cucina. Ci sono Chiara Valero e Francesco Pacifico che fanno gli scrittori, leggono, soprattutto fanno i lettori, leggono i libri degli altri e ne parlano. Cioè, uno è talmente automanipolato che è autorappresentato. Noi non andiamo nudi in giro, andiamo sempre. Questo è il Chiara Valerio Sound, il Francesco Pacifico Sound. Esatto, Lolita Sbir, un dettaglio che ti ha colpita del libro, l'appostamento dei ragazzi per il primo corteggiamento della fidanzata di Francesco Pacifico al liceo, è un No, aspetta, dettaglio. no, no, era, sì, è una che sicuramente non si è fidanzata con nessuno di noi. No, c'era una serie di Sì, poste ma sotto comunque casa. io dico fidanzata anche solo se uno ci prova. Quindi questo è il primo Stupendo, stupendo. dettaglio. Il secondo dettaglio, ne abbiamo parlato fino adesso, è il soft boy. Il terzo dettaglio, che vorrei che Francesco ci dicesse insieme alla faccenda delle poste, è Stargazer. Sì, ok. Allora, le poste è una cosa che io e dei miei amici eravamo ovviamente in una band, eravamo super sensibili e tra l'altro una canzone che cantavamo Super dedicata sensibile. con violenza ai nostri nemici culturali di un liceo che ci dava fastidio, si chiamava Sono sensibile, scopami, che è un po', diciamo, la summa del soft boy, come il soft boy in una frase. E, sì.
E sono raccontate quindi queste poste che noi facevamo, in particolare le poste scientifiche, che fu una volta che facevamo praticamente una specie di agguato veramente da terroristi col motorino e così, una posta a una tipa che piaceva a uno di noi tre, e gli altri due, io e l'altro, eravamo, no, io e l'innamorato eravamo dietro a un vicolo. Davanti a casa di questa qui stava il terzo, e il terzo con tutti quei cellulari delle madri, perché era tipo il 98, il terzo ci chiama e ci dice: ok, sta arrivando, sali. Noi giriamo l'angolo e lui: oh, anche tu vivi qui? Così si mette a parlare con questa, che descrive benissimo questa idea che, diciamo, della conquista sentimentale. E nel libro avanzo invece una proposta di sostituire la conquista con l'estetica della conquista con l'estetica della diplomazia Esatto. internazionale, quindi 007, intrighi negli alberghi, martini, sesso, vestiti belli, giocare al casinò, cioè invece di avere un'estetica per cui devi conquistare una donna, avere un'estetica per cui devi fare complessissime trattative da romanzi di Thomas Pynchon. E poi avevi detto un'altra cosa, ricordami. Stargazer. Ok, allora. Un altro cuore del libro è questo momento in cui, anzi, il punto più struggente del libro è questo momento in cui la giovane Clarissa bacia la giovane Sally, oppure la giovane Sally bacia la giovane Clarissa, più precisamente, stanno tutti in vacanza, c'è anche Peter che è teoricamente l'innamorato di Sally e di Clarissa. Peter sta parlando di Wagner, questa è una cosa che cerco di fare in questo libro, è far vedere i dettagli che si perdono leggendo troppo velocemente. Peter sta parlando con, non mi ricordo che istitutore, non mi ricordo, di Wagner, e percepisce che è successo qualcosa tra le due, e in questa passeggiata notturna bellissima va lì, e come se fosse la polizia che ti ferma mentre fai una passeggiata adesso con lockdown, arriva e fa contemplate le stelle, che in inglese è questo clamoroso termine con cui intitolare un miliardo di dischi, Un che è miliardo di dischi. stargazing. Stargazing, che poi a me mi ricorda shoegazing, lo shoegaze, quello, insomma, un genere musicale molto bello e molto da soft boy, peraltro. E quindi stargazing, quindi chiede: state guardando, state contemplando le stelle. Quindi, insomma, quella è un po' la tipica cosa. Tra l'altro, il cinema è pieno in realtà di situazioni, è proprio di momenti di questo tipo. Il maschio rosicone che va a interrompere un'emozione di altre persone, che è soprattutto interessante perché il maschio di cui stiamo parlando, che è Peter, di solito è invece incapace di restare in un momento di emozione proprio con qualcun altro. Cioè, io analizzo anche i momenti in cui lui avrebbe un'emozione in corso con Clarissa, ma non la sa vivere, sbrocca, non riesce proprio a tollerare il proprio desiderio e la fa sempre saltare in aria. E quindi una situazione importante che racconta il libro è come chi non riesce a entrare nelle proprie situazioni di emozione e di desiderio, gli viene naturale disturbare quelle degli altri. E quindi, secondo me, estendendo il discorso, anche se non lo faccio nel libro, anche molto di quell'odio che c'è per il cosiddetto diverso, molte volte è anche un odio che c'è per chi vive in delle zone minoritarie dell'esperienza sociale in cui sei costretto dalle circostanze a confrontarti in modo molto più intenso con i tuoi bisogni, le tue emozioni, i tuoi desideri, e quindi secondo me molte volte a dare fastidio, per esempio, a un maschio, un reazionario, non è che due ragazze si bacino, cosa che invece è nelle sue fantasie. Ma secondo me è vedere persone che stanno affrontando il proprio desiderio. Secondo me è una cosa molto più forte che non si limita appunto al fastidio per il diverso. Secondo me nella nostra società c'è un vero fastidio per il desiderio. E quindi vedere ogni situazione in cui c'è qualcuno che sta provando qualcosa e non sta sfuggendo da quello che sta provando è una cosa che genera veramente violenza. Sto pensando, ma non mi era mai venuto in mente Pacific, che c'è un bellissimo racconto che è il primo racconto di una raccolta di Ferrieghi che si chiama, la raccolta si chiama Sono il fratello di XX e il racconto dà il nome al libro.
dove c'è, diciamo, secondo me, spiegata molto bene, raccontata molto bene la questione, diciamo, di autorappresentazione, di automanipolazione e scrittura, e soprattutto dove c'è questa frase che più o meno a memoria recita: le persone sensibili, le persone troppo sensibili sono insensibili ai dolori degli altri. Che secondo me è abbastanza, ma non mi era mai venuto in tutte queste volte che ne avevamo parlato del tuo, diciamo, io Clarissa Dalloway. Un'altra cosa, secondo me, ma viene in mente adesso, l'utilizzo di Wagner, cioè la signora Dalloway è un libro del 1925. Wagner è morto da qualche decennio, forse 30 anni, una cosa così. L'avvento del nazismo ancora non c'è stato. Secondo te, quale critica musicale a Wagner voleva fare? Perché chiaramente è rappresentato come il Moloch della pesantezza rispetto al resto, oppure il Moloch dell'intellettualità? Beh, entrambe le cose, perché ogni volta che si racconta il rapporto che ha Peter con la cultura, Esatto. Questo voleva. la cultura è l'esercito, è Voleva arrivare l'esercito là. che tu ti usi per dominare gli altri, quindi non è mai raccontato di Peter un'inclinazione all'arte, al pensiero, alla cultura, disinteressato nel senso di nato genuinamente da un bisogno di cura, di consolazione, di crescita, ma come è molto diffuso purtroppo, la cultura come luogo in cui prende gli strumenti per fare del male agli altri, io sono contento di essere immune a questo problema, nel senso che per me la letteratura è una cosa molto rilassante in un certo senso, cioè io non sento mai il complesso di non aver letto una cosa, di aver letto male un'altra cosa, cioè il mondo è fatto, ecco, è fatto. Questo lo ripeto perché per me è proprio una cosa che va detta. Il mondo di chi legge è fatto di gente che non ha letto la recherche per un complesso verso la sua lunghezza e difficoltà. Invece il mondo dovrebbe essere fatto di gente che se non ha la voglia, la testa, quello che è il tempo per leggere la recherche, legge la novella contenuta alla fine del primo volume, la novella che si chiama Un amore di Swann. Cioè, quando è un po', se io dovessi fare i test sierologici sui lettori, io cercherei di misurare questo. Vedere quanta gente si accontenta come dovrebbe di leggersi Un amore di Swann per dire, oh, almeno queste 200 pagine di Proust me le sono lette e mi sono anche piaciute. Invece siamo in un mondo di terrore del non essere all'altezza della lettura, quando la lettura a me mi ha salvato la vita, perché io ero costretto, chiuso in casa e non potevo fare niente tranne gli scout, perché i miei sono dei germofobici cattolici terrorizzati dal mondo, e Quindi tu quindi io chiuso in casa. eri già cresciuto nel Coronacene, comunque. Sì, io e mia sorella ci diciamo sempre, hai notato che siamo perfettamente adeguati a questa situazione, non ci sembra di aver perso nulla, perché poi diventa una gabbia mentale. Quando cresci chiuso in casa, tu sei chiuso in casa anche quando stai fuori. Certo. E quindi sì, insomma, no, mi sta passando tutta l'infanzia davanti, riportami dove stavamo. Ah, la cultura, cioè la lettura per me è una cosa molto, molto piacevole. Dunque, qui infatti io faccio elenchi, a me piace molto isolare le cose che scrive Jean Wolfe facendo degli elenchi Sì. delle immagini. Delle immagini che usa, perché io credo che sia un libro che andrebbe ridisegnato, cioè servirebbe, non so, Corraini dovrebbe fare un'edizione in cui io e te prendiamo tutti costellazioni di immagini usate da la signora Dalloway e ci facciamo un libro. Mi alzo perché mi sta venendo in mente una cosa, vai, vai. L'hai fatto? Sul No, 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 frigorifero. non l'ho fatto, però mi dico, che cosa mi fai tornare in mente, Pacifico? Hai Guarda fatto qua. i catapult con la signora Dallo, mi vediamo un No, po'. anni fa qualcuno mi aveva regalato questo libro, che è il Tristram Shandy, diciamo, introdotto da Will Self, che è fatto, diciamo, con tutti, diciamo, ci sono i disegni delle cose che lui dice che devono essere disegni. Oppure i trattini sono di un colore diverso. Sì, esatto. Oddio, che figo. Visual No, Edition, esatto, dovremmo l'editore è Visual fare Edition. Una visual edition della signora Dalloway, questa deve essere la presentazione di questo progetto, uno dei cose che organizziamo. Comunque, in questi elenchi che facevo, perché voglio scandire il divertimento di questi ordini di immagini esilaranti, cioè quando leggi direttamente la signora Dalloway, questo è un tema fondamentale,
della mia vita di lettore, ma anche di questo libro e del mio saggio, vedi quanto fa ridere. Allora, praticamente, inverto la telecamera, vedete qui, no? Allora, Wagner, la poesia di Pope, il carattere della gente, i difetti dell'anima di Clarissa. Cioè, lui dice, vedi, si comincia l'osservazione che Peter, anche una bella giornata, alberi, erba, fanciulla e rosa, non vedeva nulla. È Esatto. un'accusa? No, vuole solo dire che a Peter interessa una cosa più sottile, lo stato del mondo. Questo tipo Quindi, ma il Metallaro. nome è anche tipo Mignolo col prof. Cosa facciamo oggi, Peter? Esatto. Esatto. Ci Come sei occupiamo dello profondo, soft stato del mondo, boy. esatto. Come sei profondo, soft boy. E ora elenchiamo alcuni esempi di cosa vuol dire interessarsi allo stato del mondo, perché lì capisci che tramite Clarissa Virginia Woolf sta prendendo in giro Peter. È una sequenza di quattro elementi che trovo esilarante. Wagner, la poesia di Pope, il carattere della gente, i difetti dell'anima di Clarissa. E scrive, infatti, e sembra davvero Maurizio Milani. Maurizio Milani è un elemento fondamentale di questo libro. Guarda, andiamo avanti, questa parte mi diverte. La mini sequenza finale, poi secondo me, nasconde un segreto. Lei fa come la sgridava, quanto litigavano. Litigare è una cosa che si fa insieme, però Virginia Woolf scrive di seguito a quell'altra cosa che è unidirezionale, e lui la rimproverava. Le critiche di lui, in poche parole, definiscono il rapporto litigioso. Ho visto molti rapporti in cui la violenza psicologica di uno dei due veniva riassorbita simbolicamente, inquadrando il rapporto come litigioso. Ma Woolf lo sa e quindi fa uno dei suoi accostamenti sibillini. La sgridava. Litigavano. No, non è che Esatto, litigavano, è che lui è uno è stronzo, lui uno stronzo, sì. capito? No, E poi lui fa. mi sta venendo in Ah, mente che c'è quella cosa stupenda, e a un certo punto Orlando si porta a cena Alexander Pope, che poi alla fine si scopre che lui pensa che sia un poeta, che la poesia sia fatta, diciamo, di sfere, diciamo, eteree, ulteriori, e invece quello vuole solo mangiare e scroccare la cena. E secondo me anche questa è una grande, diciamo, ironia incredibile, perché il mondo, no, anche Orlando in qualche modo è fatto di Peter, ma poi ovviamente gli tocca un'altra cosa, cioè pensare che lo stato del mondo sia una cosa, appunto come la luna è fatta di panna, la luna è fatta d'argento, invece no. potrei dare un titolo stupidissimo a questa cosa che hai appena detto? Sì. Parafrasando Ligabue. Vai. Orlando contro il cielo. Orlando contro il cielo è un titolone comunque. Cioè, secondo me il giorno che fa il passaparola su Orlando è Orlando contro il cielo. Ma non la voglio fare solo. Così, libri intorno a Virginia Woolf, che No, ma divertimento. poi la cosa secondo me importante che dicevo. Grazie per aver scaricato. No, E grazie a Alice per continuare a ridere. esatto, no, vorrei comunque dire che secondo me questo libro dimostra anche come la divisione tra romanzi e saggi sia una cosa, diciamo, di invenzione ottocentesca che è durata solo 800 e prima e dopo non c'era e non ci sarà mai più, diciamo. Sì, infatti, completamente assurdo. Oggi stavo pensando, sto scrivendo una novella. Pensavo sarebbe molto divertente fare così, una novella ispirata al fatto che sto guardando 8000 film di Hitchcock e quindi voglio fare una novella con una struttura hitchcockiana. Sì. Sì. Però ho pensato, mi sa che voglio fare due versioni, una è come se la novella fosse che so, il libraccio da cui Hitchcock ha tratto un film, e quello Sì. dopo è il più classico romanzo saggio, cioè una cosa in cui dentro ci scrivi perché è scritto. Perché è vero che uno è poco, due sono troppi, cioè la narrativa pura è troppo poco. Il romanzo saggio a volte sembra troppo. Grazie, Platypus, grazie mille. Non importa neanche a noi di cosa parliamo, non so se si è No, ma soprattutto, capito. però è secondo me interessante. Dopo un po' ci si accorge che noi non facciamo altro che parlare della stessa cosa, cioè di come i generi narrativi in realtà siano una cosa che ci sta stretta, c'è sempre stata stretta, Sì, continuerà ad andarci certo. stretta e non facciamo altro che smantellare. La cosa che mi fa un po' paura, Pacific, rispetto invece alla nostra, al nostro avere un cervello in due a questo punto, è che l'anno scorso, quando Adelphi mi ha chiesto di fare una cosa sulle figure femminilissime donne, ovviamente io che sono una persona suscettibile e immediatamente impressionabile, mi ero messa a studiare le strutture dei romanzissime donne. E adesso in questa clausura, non ho detto scriviamo un libro sulla clausura, ma ho pensato, adesso non voglio fare altro che fare una cosa, una novella su come si vede nonna e poi scrivere su perché quella novella di Simenon in realtà non è esattamente la mia.
No, vabbè, stiamo a fare la stessa cosa. Perché Lo so, però vedi che perché non facciamo. parliamo sempre, perché sto parlando solo con te da un mese e mezzo. Anche questo è vero, esatto. Inevitabilmente abbiamo le stesse idee. Che paura. Interessante. Vabbè, No, ma senti, poi su io. Hitchcock, ma ride perché su Hitchcock si vedono, cioè Sì, fa no, veramente ridere, no, perché secondo me stiamo per andare a spaccare il genere, capito? Stiamo andando a spacchettare il genere. Sta succedendo quello, che la narrativa sua Lei in sé è troppo spacca il generica. genere, facciamo come fosse una trasmissione italiana Sì, così. Lei esatto. spacca il genere. E anche in genere. Io vorrei ricordare che questa conversazione ha preso l'abbrivo dall'ultimo libro di Francesco Pacifico, che è pubblicato da Marsilio nella collana Passaparola, che si intitola Io e Clarissa Dalloway e sotto Nuova educazione sentimentale per ragazzi. Chiuderei, sono le 12:51, ci hanno chiesto di chiudere in un'ora. Lascerei l'ultima parola a te, come si fa con le signore. Allora, sono più umile se rifiuto o se accetto la mia ultima parola come cosa data da te e quindi come tua ultima parola? Si torna a Nanni Moretti, ma mi si nota di più. Tra l'altro, eh sì, io e te dopo dobbiamo fare una cosa più conta Il Nanni Moretti. Va bene, e io vorrei ringraziare circolo dei lettori. il Circo dei Lettori, tra l'altro in particolare Alice e Francesca che hanno commentato. Ciao Alice, ciao Vorrei Francesca. dire a Francesca che non stavo bevendo, forse è la prima volta che mi vede presentare quel libro senza essere ubriaco. Perché è presto. Ora mi scriverà che, infatti, ora scriverà: ma sei molto meglio non ubriaco? E io dico: no, perché adesso è mezzogiorno. Se facciamo le cose a mezzogiorno, vedrai, sono sempre al massimo. Sono le cose la sera che mi Perché piacciono. anche tu sei più produttivo la mattina, vero? O la mattina, o allora poi, ma poi produttivo che vuol dire con le persone? Io sono produttivo per 2 ore al giorno, dalle 10 a mezzogiorno, poi non lo sono più. No, sto pensando, però voglio rispondere in diretta ad Alice. All'inizio avevamo sbagliato perché io non avevo cliccato le due faccette. Quindi è questo che è successo. No, quindi la rete va una bomba, l'account del circolo va una bomba. Purtroppo io sono cieca, come si vede. So come concludere questo incontro. Ti prego. Pensosamente, però poi levami, cioè non farmi fare e Sì. poi E rimango lì come un idiota. Sei beh, non so pronta con se il ci dito? riesco. Aspetta, non so come si Devi fa. avere Si pronto fa il dito. fine. Si fa fine. Ok, perfetto, vai. Ok. Nessuno si aspetta l'Inquisizione spagnola.